cucina virtuale. Dopo ringraziamo, due anni sì, ancora non sai l'intro. Bene, ringraziamo la nostra ombretta che balza così da canale in canale e più imbatta qui. Sì, subito pure una caffa. Brava. Lo sai per fare cosa? No, non lo so. Un secondo delle feste è veramente, veramente gustoso. Oggi cucineremo insieme un'arista di maiale ai funghi speck e burro di noccioline. Sembra piuttosto povero come piatto. No, guarda che è un piatto comunque economicissimo, perché l'arista di maiale, farò vedere durante il video quanto poco costi al chilo, e con 2 kg, 3 kg di arista ci mangiano veramente tante persone, quindi è un'alternativa low cost e gustosissima per i vostri pranzi o cene di Natale o Capodanno. Bene, basta cianciare, hai parlato troppo, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a preparare la nostra arista. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra buonissima arista di maiale con speck, funghi e burro di arachidi. Vedrete, una ricetta veramente facile da fare, ma soprattutto buonissima da gustare, che soddisferà i palati dei più esigenti con un prezzo esiguo. Innanzitutto ci occorre un bel pezzo di arista di maiale. La mia pesa circa 3 kg, 2 kg e 800, vi faccio vedere, ed è venuta a costare 16,91 euro. Questo ve lo dico non perché voglio farvi fare i conti in tasca, ma semplicemente per dirvi che un piatto per 12 persone possa avere un prezzo abbastanza esiguo. Guardate che bel pezzo è veramente enorme, quindi ci si mangia in tanti e ci si mangia in tanti bene. Quindi perfetto come piatto per il cenone di Natale o per il cenone per il pranzo di Natale o per il cenone di Capodanno. Dico pranzo di Natale perché non è proprio leggerissimo grazie alla presenza dell'aglio. Ci occorrono 3 spicchi di aglio e poi ci servirà una bella carota grossa e 2 cipolle tagliate finemente. Poi ci occorrerà un po' di speck. Io vi consiglio, per spendere meno e mangiare anche bene, questo speck alto adice IGP del salumiere che prendo alla Lidl a 1,79 euro. Io prendo una confezione da 100 grammi, quindi diciamo che è un prezzo molto molto onesto. Del sale da cucina, olio extravergine di oliva, poi sto comprando questo misto funghi sempre alla Lidl a 1,90 euro mi pare a busta. Sono 300 grammi di funghi, io ne userò 600 grammi per tutta la preparazione. Metterò un pochino di burro di arachidi, ho preso sempre questo della Lidl che è molto molto buono, ovviamente dell'olio extravergine di oliva a piacere. Ci occorreranno anche un paio di litri di brodo ai funghi, potete usare anche brodo di carne. E a fine cottura, per legare bene la cremina di fondo, ci occorrerà un pochettino di latte parzialmente scremato, un 300-400 grammi al massimo. Ci occorrerà anche un pochino di farina per infarinare la nostra arista, quindi della farina 00. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo la nostra bella arista e un grosso spicchio d'aglio. Togliamo la camicia al nostro spicchio d'aglio. Allora, dopodiché taglio a micro pezzettini questo aglio, eccolo qua, e comincio con la bottonatura della mia arista, che come vedete è morbidissima. Cosa faccio? Faccio dei buchi e inserisco dei pezzettini di aglio all'interno. Questo insaporirà la carne sino all'interno. Ok, completata la bottonatura, dobbiamo fare una cosa molto semplice. Prendiamo la nostra farina e spolverizziamola sopra la nostra arista, così. Proprio ricopriamola di farina da tutti i lati. Quindi in una padella abbastanza ampia o in una teglia, potete farlo anche nella teglia in cui la cuocerete, mettiamo dell'olio a riscaldare, perché adesso dobbiamo sigillare la nostra arista. Mettete farina su tutti i lati. Andiamo ai fornelli. In questo wok sto facendo andare il mio olio, lo sto facendo riscaldare. Perché il wok? Perché in questo momento io non ho una padella abbastanza ampia, antiaderente, quindi essendo l'arista abbastanza flessibile mi va bene anche soffriggerla qua. Voi se avete una casseruola che io devo comprare o una padella, fatelo in quella. Quindi mettiamo la nostra arista, vedete, la prende comunque tutta, sarò io poi a girare l'olio e a farla andare. E lasciamo andare il tutto finché non comincia a friccicare, poi mano a mano gireremo l'arista da tutti i lati.
la nostra arista finisce di rosolare, di sigillare, prendo una casseruola e mi sono portata avanti, ho tritato la cipolla, qui c'è l'aglio che metterò in spicchi interi, tanto vedete diventa quasi gelatinoso sul gelato, quindi si scioglierà. Metterò la mia cipolla e la mia carota come fondo di cottura. La carota l'ho tagliata sottilmente, la cipolla l'ho lasciata più grossolana, tanto alla fine di ciò che rimarrà farò un bel frullatino, quindi non mi interessa che siano esteticamente perfetti. Preparo il mio fondo e metto due giri d'olio. Ok. Quindi aggiungo i funghi ancora surgelati, che cuoceranno in forno in pratica. Metto un po' di sale in tutto ciò e metto da parte. A questo punto ho qui la mia arista, prendo il vasetto di burro di noccioline, la cospargo un pochino appunto col burro di noccioline. Adagiamo lo speck così e facciamolo bene aderire. Io lascio la parte grassa e la lascio a contatto con l'arista, vedete? La metto nell'interno in modo che insaporisca ulteriormente. Perfetto, foderata così la nostra arista, facciamo ben aderire al burro di noccioline. Prendiamo la nostra teglia ed alloggiamola. Adesso un rigolo d'olio, proprio io ci vado col tappo, sulla parte esterna. Metto per adesso solo sul fondo, ok, metto un po' di brodo, poco per adesso, giusto per avviare la cottura, e in forno a 180 gradi, forno ventilato, parte mediano-bassa, mediano-bassa, quindi al mezzo, a metà però nella parte, nella tacca più bassa della teglia, e questo dovrà cuocere per circa 2 ore e mezza, 3, e lo metterò così. In modo da farla comunque respirare e avere soprattutto lo spazio per infilare il brodo. Se invece voglio colarlo sopra il brodo, apro e colo e sostituisco di volta in volta la carta forno. Ma intanto la metto senza per il primo quarto d'ora per farla prendere un pochettino tutta dal calore e cominciare a farla sudare ben bene. Bene, andiamo in forno e noi quindi ci vediamo a fine cottura. Aggiungete il brodo mano a mano che la carne va avanti. Diciamo che in 3 ore lei dovrà bere circa 1,5-2 litri di brodo, a volte anche di più, non lo so. Vedete voi a seconda della calura del vostro forno. Andiamo in forno e poi ci vediamo a piatto sfornato. Ed ecco la nostra arista appena sfornata. Guardate che bella faccia che ha, bella, lo speck è diventato croccante, brunito, l'arista è tutta ben cotta, ancora c'è molto sughetto attorno, e questo mi servirà perché io adesso lo frullerò per creare una cremina gustosissima da accompagnare alle fette. Andiamo a creare insieme quindi la crema per la nostra arista. All'interno di un contenitore per frullatore a immersione, così non schizzo da tutte le parti, ci credete voi? Io sono capace di schizzare comunque, verso gran parte del mio sughetto. E con il mio frullatore a immersione frullo tutto. Fatto ciò, prendo una pentola e del burro e ci spostiamo sui fornelli. Metto in pentola 40 g di burro e 3 cucchiai di farina e preparo una sorta di roux. Ok, pronto il nostro roux verso il nostro sughetto ottenuto dal frullare il fondo di cottura. Il roux ora si scioglierà in mezzo perché il burro farà distaccare le particelle di farina, quindi non verrà grumoso. E se malauguratamente dovesse venirvi grumoso, mentre è ancora in cottura, frullate col mixer a immersione e la cosa si risolve. Ma state tranquilli perché non verrà grumoso. Mescolate fin quando la vostra salsina non si addenserà ben bene. Ci starà davvero pochissimo, non pensiate ci sia chissà quanto, vedete? 3 minuti e già è bella densa.
non la lascio andare oltre perché non deve diventare un budino, e la scendo. Ed ecco la nostra arista servita con i suoi funghi, con i funghi, la carotina e la cipolla d'accompagno. Io metterò poi anche un purè, quindi di questi ne metto pochi giusto per guarnire il purè. E invece impiattata vi consiglio di non mettere direttamente la cremina come ho fatto io, ma di chiedere al vostro commensale se la gradisce oppure no, perché è buonissima anche senza, o anche con una buona confettura di mirtilli, di quelle americane fatte apposta per il Thanksgiving, anche per con quella è buonissima. Piccolo assaggino di carote e funghi e poi purè. Questa è la porzione di Gabriele, capiamoci. E allora, noi che siamo umani e mangiamo porzioni normali, basterà una fettina sottile accompagnata da tutto questo ben di Dio. Vi assicuro che il sapore è fantastico, fantastico. Quindi vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Quindi ragazzi, è stata una ricetta molto lunga, vero? Questa qua dell'arista di maiale con funghi, speck. L'hai mangiata? Eh sì, è veramente buona. Era buona? Buonissima, buonissima. E devo dire che il giorno dopo era più buona. Era ancora più buona. Quindi vi consigliamo di provarla. Tenetela in frigo per una settimana e vedrete che i funghi si moltiplicheranno. No, però sicuramente potete prepararla la sera prima per il giorno dopo, poi soltanto riscaldarla, mettere su la salsina d'accompagno e quindi potrete togliervi un grande pensiero per il pranzo, la cena di Natale, anticipando un pochettino il lavoro. E quindi potete anche perdere tanto più tempo in bagno a prepararvi, giusto? Questo poi è un trucchetto di voi donne che utilizzate per fare queste cose. Quindi tu lo vedi, no, tutta bella truccata, e poi dice ma che piatto, ma ci avrei perso tempo. No, perché lei furba l'ha fatto basta. Quindi basta per cianciare, come dice Ombretta, che ringraziamo per essere intervenuta qua sul nostro canale. Vi ricordo di andare a vedere i suoi bellissimi canali Arte per te e Due cuori in una cappa è quello sto qua e Ombretta, mi raccomando, non ce la può fare. Un canale dove si ciancia tanto, c'è tanto cianciare al femminile, ma ci sono anche tanti ragazzi che ci seguono. Bene, a noi ci fa tanto piacere. A noi ci fa tanto piacere. E quindi mi raccomando, condividete questo video e se vi è piaciuto guardatelo tante volte. No, regalateci un pollice in su e noi ci ritroviamo sempre qui. Ciao, sulle vostre tavole. Ciao.